Ciao a tutti, io sono Serena e questo Non Sono Mamme. Oggi video prodotti finiti, ho un po' di cose da eliminare, altrimenti qua sennò cumuliamo all'infinito. Allora, cerco di essere rapida, non come al solito. Quindi, Neutromed 3.5, ovviamente magari delle stesse cose ne avrò consumati di più, però magari c'è giusto uno rappresentante perché è tanto tempo che comunque cumulo, non è che metto sempre le stesse cose, il sapone intimo si consuma. Questo è un 3.5 perché è il pH che dovrei usare io alla mia età, in realtà pure il 4.5, però per delle problematiche che ho io credo sia meglio il 3.5. Una volta risolte queste problematiche potrò passare al 4.5 e il 3.5 è giusto quando ho il ciclo. Poi crema corpo Perlier. Allora vi dirò, non mi ha fatto impazzire, profumo sicuramente buonissimo. Ma a me una crema, io non sono una che mette sempre creme corpo, che okay? Io una crema la duro una vita perché mi dimentico di metterla. Ma questa, cioè, non, io l'ho consumata più che altro in estate, che è il periodo che vado più magari con le gambe di fuori, ma no, non idrata nulla, quindi cioè, neanche si può consumare come crema mani. Allora, maschera detox argilla pura della L'Oreal. In realtà qui ce n'era ancora, qualcosa deve aver perso. Ce n'era ancora da metterla un'altra volta, però poi si è totalmente seccata perché è veramente tanto tempo che ce l'ho e quindi poi questa furia di stare a contatto con l'aria si fanno. Però devo dire che a me piace, queste maschere piacciono, forse è meglio. Allora, mi piace di più da vedere questa tipologia nel coso di vetro. D'altro canto, credo che sia più pratico quello nel tubetto perché ti dura di più. Ditemi voi cosa preferite, cosa ne pensate. Allora, deodorante Neutromed, senza infamia e senza lode, io non ci trovo bene. Poi Avantime, acqua micellare bifase natura attiva, si strucca ma non è una di quelle che mi fa impazzire. Questo è il Ma Più Essenza, che però devo andare a cercare a vedere se lo rimettono al Lidl, ed è il cleansing oil, l'olio per struccarsi sostanzialmente, quello al miele. Che l'odore di miele io non lo sento in maniera particolare, vi dirò la verità. Però mi piace, mi ci trovo bene. Poi della Vichy, crema protettiva SPF 50 Ideal Soleil. Insomma, non è che mi ha fatto impazzire, perché ci sono dei momenti che spallina. La crema viso con la protezione viso mi farà impazzire. Sarà quella che non spallinerà. Poi gel detergente detox, questo della Garnier Lemongrass, è buono, ma per la mia pelle non va bene perché tende troppo a sgrassare. Io ho la pelle tendenzialmente secca. Poi, vabbè, dentifricio, Mentadent è un dentifricio, semplicemente. Ah, questo mi era piaciuto, siero, antietà, intensivo, emulsione, officina, farmacie, CF, ceffo. Questo mi era piaciuto. E della stessa linea anche la crema antietà. Mi era piaciuto, ci hanno dato dei campioncini, ora poi non è che li andrò a comprare, però mi sono piaciuti. Poi questo struccante in realtà lo sto buttando in tonso perché l'ho usato poche volte, ma puzzava, è arrivato che puzzava, quindi non si può vedere. Allora, poi questi qua ho fatto una mini recensione su Instagram, se vi interessa. Per me è un no, cioè questo è il punto. Poi, se volete andare a vedervi la recensione per vedere più nello specifico, andate nella mia pagina Instagram. Poi, questo qua della Engfang, presumo di averlo preso su AliExpress. Mi ci trovavo bene, si è semplicemente seccato perché ce l'ho da un po' di tempo e quindi lo sto buttando per questo. E questa Long Lasting della Essence, il colore è... Vatti a ricordare qual è il colore. Ah, Lucky Lid, il numero 20, la devo ricomprare perché l'ho finita. E già che la devo ricomprare, vi fa capire se mi piace o meno. Poi, gel detergente Rosa Moschetta dei Provenzali. Mi è piaciuto, però quello che sto utilizzando adesso mi piace ancora di più. Questa è della Corfo, l'ho fatta oggi. La maschera micro peeling. Senza infamia, senza loda, non ho visto chissà che cosa di effetto. Questo l'Organic Eye Cream mi è piaciuto, idrata tantissimo. Questa cipria della Puro Bio
mi piace, mi è piaciuta. Poi questo rossetto della NYX lo sto buttando semplicemente perché è andato a male, ma mi piaceva un sacco, proprio l'odore puzza, quindi quando puzzano le cose io le butto. Poi il mio mascara preferito, questo della L'Oréal Paris, il mega volume, io comunque un mascara che lo batte non lo trovo, lo dovrò riprendere. E poi questo della Catrice, si sparge non è dove, non è cosa. E poi il mio amato, è l'ultima cosa, presumo, sì, mi sembra proprio di sì. Il mio amato ombretto in potto della Pupa, questa era un'edizione limitata, altrimenti lo ricomprerei, però si è seccato, che dobbiamo fare? Le cose prima o poi hanno una loro fine e questa direi che mi ha proprio del tutto salutato. Detto ciò, io credo di essere riuscita a non fare un video lunghissimo perché ci ho tenuto proprio a sbrigarmi per questo, anche perché c'è la bambina che devo andare a recuperare. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.